Dopo più di 72 ore continuano le ricerche in acque internazionali per individuare gli eventuali dispersi a seguito del naufragio del peschereccio di migranti provenienti dalla Libia. La tragedia ha causato la morte di almeno 78 persone, di cui sono stati ritrovati i corpi, mentre 104 sono state tratte in salvo. In totale a bordo c'erano circa 750 persone, secondo le testimonianze. Tre navi costiere e un elicottero della Guardia Costiera stanno partecipando alle ricerche. È in corso lo sgombero dell'hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze, da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Cata, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra la polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale sono bloccate al traffico. Lo sgombero è coordinato dalla questura, che è presente anche con il dirigente e il personale della Digos. Gli occupanti che escono sono accompagnati dalla polizia. Le operazioni almeno dall'esterno sembrano svolgersi in ordine, senza problemi. Sul posto anche i vigili del fuoco, che sono entrati con l'attrezzatura per poter aprire le porte eventualmente trovate chiuse. La risistemazione delle famiglie sgomberate, da quanto spiegato, è a cura dei servizi sociali del comune di Firenze. È in corso da parte dei carabinieri una perquisizione nell'abitazione di Matteo Di Pietro, il giovane indagato per omicidio stradale per la morte di Manuel, il bambino di 5 anni che si trovava nella Smart con la mamma e la sorellina. L'attività istruttoria è svolta su delega della Procura di Roma. Sono complessivamente 5 i telefoni su cui la Procura di Roma ha affidato incarico per una consulenza tecnica nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente di Casal Palocco. Si tratta dei dispositivi mobili sequestrati alle 5 persone che erano a bordo del SUV Lamborghini, che è andato ad impattare contro la Smart. Obiettivo di chi indaga è individuare, oltre ai video, anche i messaggi utili alle indagini e a ricostruire quanto avvenuto il 14 giugno scorso. Al momento nel fascicolo resta indagato solo Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida, ma la posizione degli altri quattro, tre ragazzi e una ragazza, resta al vaglio degli inquirenti. Di Pietro fa parte del gruppo The Borderline, autore di sfide da postare poi online. Erano due giorni che correvano come matti, li abbiamo visti poco prima passare vicino al benzinaio e sparire in meno di un secondo. Poi abbiamo sentito il boato. A Casal Palocco tutti continuano a ripetere che il SUV Lamborghini dei The Borderline, che ha travolto la Smart, il piccolo Manuel che ha perso la vita, andava ad una velocità folle. Entro la prossima settimana porteremo, come promesso, il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Anche stanotte uno trovato positivo ad alcol e droga ha ucciso un ragazzo sulle strisce pedonali, piuttosto che i 5 ragazzi che per fare una gara hanno ucciso un bambino di 5 anni. Quindi ci saranno norme di assoluta severità, ha aggiunto. Visto che il buonsenso non basta, ha sottolineato ancora Salvini, la gente dovrà avere paura. Paura di mettersi al volante, drogato o ubriaco. Sul telefonino ho chiesto alla polizia stradale una stretta particolare. Buona parte degli incidenti deriva da distrazione e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ti fermi. Non è che ti faccio la multa, ma ti fermi con la macchina lì, ha aggiunto. La Corte dei Conti ha registrato l'atto di approvazione dell'accordo per la concessione di una quota di minoranza di ITA Airways a Lufthansa. Il contratto già firmato dal MEF, dalla compagnia tedesca e da ITA, prevede per il biennio 2023-2024 il raggiungimento dei seguenti obiettivi. Lufthansa acquisirà una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di ITA Airways, a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il piano industriale 2023-2027, condiviso tra MEF e Lufthansa, prevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro attesi quest'anno a 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027. Rudy Garcia è l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per prendere le redini del Napoli. L'ex allenatore di Lille e Roma, tra le altre, torna in Italia dove era già stato per due stagioni e poco più. La panchina della Roma l'aveva persa proprio con l'arrivo di Luciano Spalletti. Garcia ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. È stato proprio il presidente azzurro ad annunciare Garcia con un tweet. Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo.